Vengono travolte e uccise Marzan e Letizia Fiacchini, madre e figlia, da un uomo ubriaco alla guida di un minicar lo scorso 31 gennaio a Salleo. Ora l'inchiesta è chiusa. Al quarantenne romeno, Alexe Danut, che si trovava al volante, il pubblico ministero Elisabetta Iannelli contesta l'omicidio colposo plurimo aggravato dall'ebbrezza con le contravvenzioni per guida in stato di alterazione ed assunzione di alcol e anche per aver truccato la minicar. L'udienza preliminare è prevista dopo l'estate. L'investitore si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano. Una notte drammatica per Arezzo, quel 31 gennaio. Le due vittime, madre e figlia di appena 10 anni, quella sera camminavano nel marciapiede a Salleo quando vennero falciate dalla piccola automobile sfuggita inesorabilmente al controllo del conducente Alexe Danut, che risultò ubriaco dai successivi accertamenti e anche dall'esame del tasso alcolemico. Nel tragico incidente, Luca Fiacchini perse moglie e figlia. Ora si andrà a giudizio dopo l'estate.